Ciao a tutti, prepariamo dei biscotti semplicissimi. Abbiamo 500 g di farina, 200 g di burro che abbiamo fatto sciogliere, un pizzico di sale, 180 g di zucchero, 5 uova, 2 tuorli e 3 le mettiamo intere. Abbiamo la nostra farina, qualcosa per mescolare. In questo caso mettiamo anche una bustina di lievito, quello per dolci, e abbiamo della vanillina. Iniziamo subito a rompere appena appena le uova, non serve neanche l'impastatrice. Questi sono dei biscotti semplici veramente da preparare. Iniziamo a mescolare e aggiungiamo anche il nostro zucchero. Non vi preoccupate che saltiamo il procedimento di amalgamare lo zucchero, le uova e il burro. Facciamo tutto in questo modo. Il risultato sarà veramente eccezionale. Dei biscotti al sesamo buonissimi da mangiare, soprattutto li adorano i bambini. Mettiamo un pizzico di sale, giusto un pizzichino. Una volta che abbiamo amalgamato un pochettino lo zucchero, le uova e il burro, aggiungiamo la nostra bustina di lievito per dolci, la nostra vanillina. E se vogliamo aumentare il gusto, grattugiamo la buccia di due arance. Ecco fatto, alla fine ne ho grattugiata solo una e bastava. Impastiamo bene bene e formiamo un panetto. Possiamo anche utilizzare le mani con un guanto in lattice volendo. Che poi alla fine, se non hai i guanti in lattice, le puoi impastare anche con le mani. Questo è un impasto perfetto, si nota dalla boule. Vedete come la consistenza è perfetta. Impastiamo ancora un pochino, lasciamo riposare mezz'oretta e iniziamo a fare i nostri biscotti, forma a piacere, e li ricopriremo di sesamo per dare ancora più gusto, ma già così sono buonissimi perché si sente veramente un profumo fantastico, merito della scorza d'arancia fresca appena grattugiata e poi anche un po' di vanillina fa il suo lavoro, insomma. La pasta è veramente venuta molto bella. Profumo eccezionale. Lasciamola riposare mezz'oretta, ragazzi, non tanto, mezz'oretta. Dopo che l'avete lasciata riposare mezz'oretta, prendiamo un tagliere. Questo tagliere ha più anni di me. Prendiamo dei pezzettini di pasta e facciamo dei filoncini in questo modo. Ecco, ci siamo quasi. Anche se dura un minutino di più il video, non è un problema perché almeno vedete come sto facendo passo per passo. Potete sempre mandare avanti il video per non guardarlo tutto se non vi interessa, guardarlo tutto se siete già esperti, ma vi serviva soltanto l'idea. Guardate che bella questa pasta, come lucida. Prendo un po' di sesamo e ne metto un po' qui sul tagliere. E fatto questo, metto lui e lo giro appena appena in questo modo, così il sesamo si attacca. Avete visto? Ecco fatto. Fate questo lavoro e li mettete nuovamente in parte al suo posto. Ok, fatto questo, possiamo mettere via il nostro sesamo, lo metto in parte, dopodiché lo posiamo, non buttatelo, lo potete riutilizzare tranquillamente. Ecco fatto. Prendiamo subito un coltello
un coltello qualsiasi, non c'è problema. Tagliamo i nostri biscottini a pezzettini così. Una volta che abbiamo tagliato i nostri biscottini, li prendiamo con le dita e schiacciamo in questo modo appena appena, che loro fanno una fossettina sia da qua che da qua, e li mettiamo nella teglia in questo modo. Schiacciamo appena appena e li mettiamo nella teglia in questo modo. Dopo scoprirete il perché facciamo questa fossettina qui. Una volta che l'abbiamo messi nella teglia, prendiamo un po' di zucchero e glielo mettiamo qua in quella specie di buchino che abbiamo fatto. Li renderà ancora più buoni, vedrete, saranno una delizia, sono veramente buonissimi questi biscotti, sono i biscotti più buoni del mondo, ragazzi, uno tira l'altro, ottimi anche per accompagnare un caffè, un tè. Li mettiamo in forno 15 minuti a 175 gradi. I nostri biscotti sono pronti, la prima infornata io ne sto facendo degli altri, guardate che colore spettacolare che hanno preso. Li mettiamo in un piatto, insomma, in un contenitore, in questo modo come volete voi, e li possiamo servire. Li portiamo subito ai bambini, così faranno festa. Io vi ringrazio e vi auguro a tutti una buona serata. Se vi è piacere, iscrivetevi a questo canale di ricette semplici e veloci, e ci vediamo la prossima volta. Vi mando un abbraccio a tutti, ciao e grazie ragazzi.